Allora, Roma, 4 luglio 1623. Il conte Dagliè scrive a Vittorio Amedeo per ragguagliarlo sugli ultimi avvenimenti dopo l'entrata a Roma quasi in incognito del cardinale, avvenuta il 22 giugno. Ma oltre le ultime notizie sulla malferma salute di Gregorio XV Ludovisi, che infatti morirà l'8 luglio, qui ci interessa il prosieguo della missiva, che riporta osservazioni a prima vista di poco conto. Cito: «È riuscito l'apparato del palazzo sì superbo che tutta Roma confessa di non averne visto un altro pari». Trovano alcuni di questi malevoli strana la guardia degli svizzeri con l'alabarda, parendo loro che non gli si dovesse permettere l'armi. Tuttavia il palazzo non lo sente a male. Trovano che la carrozza rossa condotta da Torino, per essere tutta di velluto cremesi, sente troppo del Papa. Eppure è vero che anche il cardinale di Mantova ed altri l'hanno usata in altri tempi. Mormorazioni le quali si intendono non vengono che altre bocche dai fiorentini. Insomma, costoro crepano d'invidia e malvolentieri sopportano lo splendore di questo principe fra le tenebre della loro indegnità. Ciò che evidentemente infastidiva degli svizzeri e della carrozza era la prossimità di tale sfoggio ai costumi papali, segni di ostentazione che con qualche difficoltà l'aristocrazia romana non pontificia avrebbe esibito. Maurizio invece sfoderava tutto ciò con la massima naturalezza, consapevole che attraverso tutti i segni esteriori di tale sua presenza poteva marcare una certa differenza di tono fra la sua casata e le altre, molte delle quali vantavano dignità principesca. E se costoro che crepano d'invidia sembrerebbero nella lettera i soli fiorentini, in realtà la nobiltà romana tutta era ben consapevole che il nuovo arrivato non era proprio da intendersi come la gran quantità di altolocati forestieri che giungevano quotidianamente nell'urbe. E a far presente il diverso status del cardinale ci aveva pensato la cronaca che abbiamo citato ieri della fastosa accoglienza a lui riservata in quel di Parigi nel 1619, con tanto di ricco corteo, trombe e tamburi, edita a Viterbo nello stesso anno e con buona probabilità ben nota all'elite romana. E a ben riflettere, simili pompe a Roma erano o erano state riservate alle sole cavalcate d'entrata di ambasciatori o senatori del popolo romano, alle prese di possesso dei pontefici o a qualche evento assolutamente eccezionale, come nel caso dell'ormai lontano rientro trionfale di Marcantonio Colonna nel 1571, dopo la vittoria sul turco a Lepanto. E sapere che oltralpe proprio quel codice era stato applicato al nuovo arrivato non poteva che attirare l'attenzione su Maurizio, che, come detto, aveva però optato per un'entrata di basso profilo in città, così come aveva fatto a Firenze qualche giorno prima. Fatto sta che il porporato giungeva a Roma sanandola però storica penuria di rappresentanti sabaudi alla corte pontificia e, volendo affermare la dignità quasi regale della propria casata, aveva predisposto il suo insediamento con molta attenzione, sulle prime interessandosi all'acquisizione di qualche proprietà nella zona di Frascati, e tale scelta non era affatto casuale. Maurizio era ben consapevole del lustro che gli sarebbe derivato da una simile proprietà. Poiché le famiglie del massimo livello gerarchico romano proprio lì avevano edificato il loro buon ritiro di villeggiatura. L'acquisto non avvenne, ma tutti i segnali sin qui presentati, gli svizzeri, la carrozza, la villa sul Tuscolo, denotano la ferma volontà di Maurizio di inserirsi nel ceto nobiliare romano di livello apicale che evidentemente gli spettava,
compreso tra la famiglia del Papa regnante e le casate di recente pontificato o le stirpi baronali, le quali a loro volta godevano di ben diverso prestigio le une dalle altre. Nella catena gerarchica romana all'apice era, adesso io non mi sento più, quindi evidentemente ecco, adesso arriva. Dicevo, all'apice di questa aristocrazia romana erano i Colonna e gli Orsini, per volontà, ormai passata da un bel po' di tempo, di Sisto V, che aveva deciso in questo modo. Non so perché ogni tanto svanisce. Io non mi muovo. Sì, vabbè, andiamo avanti. Forse non gli interessa l'argomento, non so. Esatto. Un tessuto sociale, insomma, la cui peculiare conformazione, definita qualche anno fa open elite, risiedeva proprio in tale secolare convivenza tra incessanti andirivieni di nuove famiglie cardinalizie, tutte sempre in odor di pontificato, e antico baronaggio locale. E a mostrare pubblicamente il proprio livello gerarchico erano segnali esteriori, che ben conosciamo ovviamente, ossia il fasto della residenza, il possesso di importanti collezioni d'arte e, non ultima, l'originalità o magnificenza delle sortite spettacolari patrocinate. Ti propongo la comparazione statistica, quantitativa e qualitativa, necessariamente molto sintetica, sia in tema di edizioni di testi drammatici con o senza musica, che di edizioni musicali d'altro tipo, vocali o strumentali, su cui per motivi di tempo non ci soffermeremo. Sarà il paragone fra i lavori per i Savoia e gli altri esiti per l'elite cittadina a consentirci alcune ipotesi sulla riconoscibilità del prelato nel panorama romano. L'analisi dei dati complessivi che vedete dietro di me, comprendenti le edizioni drammatiche e le musiche varie, ci mostra alcuni risultati del tutto prevedibili, ma altri meno attesi. Mentre infatti non desta alcuno stupore l'assoluta e ben nota preminenza numerica delle intitolazioni barberiniane, quella relativa alle altre famiglie pontificie, i Borghese prima e i Ludovisi poi, se messa a confronto proprio con quella per i Savoia, lascia sorpresi. Indirizzati a questi ultimi risultano ben 15 lavori, mentre ai Borghese 10 e ai Ludovisi 8. Ancor più netta è poi la distanza con le grandi famiglie baronali, ossia i Colonna con 7 intitolazioni e gli Orsini con 5. E ancor più risulta evidente tale distanza passando dal semplice calcolo alle percentuali. Ecco, notate come in altri sono compresi tutte le famiglie con un numero di intitolazioni da 0 a 5, quindi sono una bella fetta. I barberini ovviamente spopolano, però come noterete i Savoia hanno il 10% delle intitolazioni rispetto ad altre famiglie, insomma, decisamente note. È proprio dalle percentuali che si apprezza la preeminenza mauriziana e sabauda nel panorama editoriale romano, benché i rilievi numerici siano di per sé poco significativi, se a questo dato non si aggiungesse quello qualitativo, ossia legato ai generi per le diverse famiglie. Questo non si vede. Analizzando la produzione in tal senso, si nota il netto predominio del genere commedia in tutte le sue possibili declinazioni, ridicolosa, pastorale, boschereccia e via dicendo, in particolar modo nel decennio 1620-1630, per lasciare poi il predominio al genere dramma-opera con o senza musica. Resta pressoché invariata la produzione di varie, comprendenti rime, colloqui, festini e tutto quanto non catalogabile in modo equivoco e univoco. Benché sarà possibile individuare un genere drammatico di riferimento per l'elite solo a partire dagli anni 60 e si tratterà del genere dramma-opera, anche musicato, nel periodo che qui stiamo trattando è evidente che le preferenze degli autori non fossero rigidamente orientate all'equivalenza tra un determinato genere e un determinato livello sociale del dedicatario.
E tale dato è confermato anche dalle intitolazioni per Maurizio. Queste sono le percentuali dei drammi, delle quantità. Qui si vede chiaramente l'impennata del genere commedia. E questi sono i lavori per Maurizio. Questi sono i lavori per Maurizio. Benché le scelte dei letterati dedicanti risultino diversamente orientate rispetto a quelle per l'altra aristocrazia e collocate in preferenza nelle varie, in netta controtendenza rispetto a tutti gli altri, in prevalenza attestati sul genere commedia, in particolar modo ridicolosa, con tanto di maschere e dialetti, a volte con inserti musicali. E ciò pone alcuni quesiti, vuoi per il gran successo di tale tipologia spettacolare, vuoi soprattutto per le indicazioni contenute nello Statuto dei Desiosi, che prevedevano recite proprio di tale genere drammatico. Cito: nella prima vacanza, che è quella del Carnevale, il soprintendente della Domenica e Mercoledì Grasso farà recitare una commedia. Ma di fatto nessuna commedia è dedicata all'ambiente sabaudo e sono varie le ipotesi per tale assenza editoriale. Forse per quelle rappresentazioni accademiche si faceva ricorso ad opere rimaste manoscritte e conservate chissà dove, o si attingeva al cospicuo serbatoio editoriale di gran moda in città, forse recitato dagli accademici stessi o dai paggi di corte, o ci si rivolgeva ad una qualche compagnia di comici professionisti che portava con sé il proprio repertorio. Oppure non stiamo parlando di commedie vere e proprie. Il termine commedia è più da intendersi nel generico senso di azione recitata, così come potrebbe intendersi nel caso delle tre composizioni drammatiche contenute nella pubblicazione de L'Apollo di Ottavio Tronzarelli del 1634. Il volume dedicato ai poeti consiste di molti testi in versi e indirizzati a letterati vari, pittori, musicisti, nonché esponenti della corte pontificia. Dopo tale repertorio poetico appaiono le tre composizioni di carattere drammatico. La prima, per il cardinale, è l'Isola della Felicità, in 5 atti e versi, e consta di 13 personaggi. Tre gruppi di virtù, fedeltà, verità, costanza, nonché affabilità, modestia, gratitudine, e tre semivirtù, bellezza, ricchezza e sanità. Vi si narra l'arrivo sull'isola dei gruppi, che incontrano il guardiano prudente, incaricato di sorvegliare l'accesso al cuore dell'isola, di per sé già ben protetta. Cito: da tre cinti è difesa, è l'isola felice, nel cui cerchio primiero ogni alma fortunata temerario il pie muove. Nell'altro ha la virtù del suo chiaro soggiorno, e nel terzo se stolle della felicità l'eccelso colle. L'accesso all'ultimo cerchio, immagine simbolica delle prove d'accesso all'Accademia dei Desiosi, è dunque regolato da prudente, che però ne esclude bellezza, ricchezza e sanità, sottolineando la loro caducità e fragilità nei confronti delle altre virtù invece accettate. Ad accogliere nell'ultimo cerchio è la dea Felicità, con le seguenti parole pronunciate prima del coro finale. Cito: in questo cerchio, o sagge, quasi in Elisee arene, godete aure di bene, felicità rifiuta, di fortuna i seguaci. Non molto diverso nella sostanza moraleggiante il successivo lavoro, Il giuoco degli affetti, il cui legame con i Savoia è chiarito sia dalla dedica al duca Vittorio per il suo compleanno, sia da una missiva del conte d'Aglie del 21 marzo 1627, dopo la partenza di Maurizio da Roma, avvenuta nel gennaio dello stesso anno. Il conte probabilmente stava organizzando il trasferimento di beni dal palazzo di Montegiordano a Torino e, cito, a quelli che sono partiti per la via di Loreto ho consegnato il bando d'amore, gli stabilimenti dell'Accademia, il nicchio della statuetta di Santa Cecilia, ma non si trovando più il gioco degli affetti, del quale il Tronzarelli mi dice di non avere più copia. Quindi, chissà che fine aveva fatto.
E tale osservazione del Conte, attestante la prossimità con il Tronsarelli, dimostra sia che questi lavori possono essere considerati non semplici omaggi, ma frutto di diretta committenza dell'ambiente sabaudo, e di riportare il bando d'amore e il gioco allo Statuto dei Desiosi, in cui si recita, cito: tutti gli accademici proporranno giochi diversi di ingegno, i quali s'anderanno poi mettendo in opera nel tempo delle vacanze. L'ultimo componimento dei tre, la Corte, è dedicato all'invittissima città di Roma e, benché non vi sia citato alcun Savoia, per contenuto e considerazioni successive potrebbe essere comunque ascritto all'ambiente mauriziano, dato il richiamo al sistema Corte-Accademia dei Desiosi. Il lavoro consiste in una chiarissima lode dell'istituzione curtense, ossia che addirittura è valida difesa contro i vizi, riuniti in un ballo contro cui la personificazione della Corte alza lo scudo incantato, facendoli magicamente svanire. Di maggiore articolazione formale risultano poi essere i due piccoli melodrammi dedicati ai due fratelli, compresi nella trentina di testi poetici dei drammi musicali che sempre il Tronsarelli diede alle stampe nel 1631. Anche in questo caso è possibile datare ante 1631 alcuni dei testi poetici e senza margine di incertezza. Sono infatti note le occasioni in cui furono allestiti alcuni dei drammi, 11 con esplicita dedica, pensati per la famiglia pontificia regnante, i Barberini, sia per tutte le famiglie ex pontificie del recente passato, a partire dai Peretti, i Medici, i Borghese, i Ludovisi, mentre gli Aldobrandini sono presenti in veste di ospiti del Granduca di Toscana. La presenza dei due Savoia tra i dedicatari, quindi, non sembrerebbe casuale e potrebbe far pensare che l'intento di Maurizio di collocare sé e la propria casata, benché non pontificia, nel novero di quelle famiglie apicali avesse avuto successo, almeno nella percezione del Tronsarelli. La mensa di Nettuno, per Maurizio, prevede, così come prescritto dall'argomento, che il principe cardinal di Savoia fingesi da Nettuno nel campo dei suoi mari essere ricevuto a mensa, fungendo così da elemento centrale e innesco dell'azione, accompagnato dalle indicazioni che non so come farvi vedere, ecco, si muove qui, questa e questa successiva. Dalle indicazioni, entra il principe in un ricco battello e arriva il principe e smonta sopra lo scoglio, che potrebbero essere rivolte sia ad un figurante in veste di cardinale, sia però al cardinale stesso in veste di figurante. Pur se azzardata, tale ipotesi rimanderebbe ancora una volta allo Statuto dei Desiosi, in cui, cito, in occasione che sapessero a rappresentare favole drammatiche, torneamenti o balli, non sia chi ricusi di prender quelle parti che gli verranno dal soprintendente assegnate. E sarebbe anche suffragata dalla frequente abitudine dei principi e delle principesse sabaudi di intervenire in prima persona in intrattenimenti allestiti presso la corte di Torino. Da notare infine come la mensa, con il suo ambiente marino, che ritroviamo anche lì, penso, o comunque fluviale, una cosa del genere, potrebbe richiamare un altro interesse dei desiosi, invitati negli stabilimenti da osservarsi il giorno del sabato a disegnare paesaggi marittimi, e come l'opera potrebbe aver introdotto in ambiente romano l'inclinazione della corte torinese al patrocinio di favole piscatorie che, pur non numerosissime in quella sede, sono senz'altro più frequenti rispetto a quelle edite nell'urbe, in cui si ricorda la sola Ero e Leandro di Francesco Bracciolini dell'Api, edita nel 1630, ma allestita in occasione delle nozze tra Taddeo Barberini e Anna Colonna, avvenute nell'ottobre del 1627, quindi ben oltre la partenza di Maurizio da Roma. Certo, di tanto in tanto anche ad altri erano attribuiti lavori con ambientazioni mitologizzanti o simbolico-moraleggianti,
ma solo i lavori per Maurizio sono legati da un filo rosso, peraltro non immediatamente percepibile. Al contrario di quanto ci si sarebbe attesi, tali opere non perseguono affatto il palese, usuale e scontato intento celebrativo di sé della propria casata, ma esibiscono un programmatico e indiretto disegno d'esaltazione del prelato attraverso il sistema corte-accademia, più o meno richiamato in tutti i lavori, al cui centro è il prelato stesso, e questo tratto è del tutto inusuale nella Roma di quegli anni. Infatti, il confronto dedicato con i lavori dedicati alle famiglie apicali non riporta in alcuno dei casi presi in esame una così raffinata e umbratile finalità encomiastica, ma esattamente al contrario, abbonda di espliciti tratti laudatori contenuti o nei titoli, come ad esempio la Columna rostrata di Vincenzo Centurione del 1633, dedicata al cardinale Girolamo Colonna, o nell'elaborazione di interi atti o scene inneggianti in modo più che manifesto alla casata di turno. E se qualche letterato si accingeva all'elaborazione di una serie di opere tutte dedicate alla stessa famiglia, tale omaggio era reso omogeneo solo ed esclusivamente dalle lettere dedicatorie per i diversi membri della famiglia e mai nel corpo stesso dei lavori. Ma non è questa l'unica particolarità offerta dal prelato all'urbe. Si ricorda nel 1625 la commissione del dramma sacro in musica Sant'Eustachio, santo romano per antonomasia, insieme a Sant'Alessio e Sant'Agnese, della cui omonima chiesa Maurizio era il titolare. Il lavoro, oltre ad omaggiare il santo appropriandosi di un minuscolo frammento di quella romanità assente dall'albero genealogico sabaudo, contribuiva all'inaugurazione del teatro musicale d'argomento agiografico religioso che tanto successo avrà a Roma qualche anno dopo. Dell'opera si sono persi libretto e musica, ma non memoria. A testimoniarla una lettera dell'autore del testo, il Daglier, a Margherita, sorella di Maurizio, in cui il conte dichiara che nell'elaborazione del lavoro, cito, ebbi più riguardo al numero della musica che dei versi e di mover più con la novità dell'armonia che con la copia dei concetti. Dalle sue parole intuiamo che il lavoro forse era interamente musicato e le fonti ne indicano Sigismondo d'India quale autore. Il compositore, entrato nell'orbita sabauda fin dal 1610 a Palazzo Montegiordano, poteva contare proprio nel 1625 sulla presenza di qualificatissimi musicisti. Non sappiamo da alcun documento se direttamente coinvolti nell'esecuzione, ma sarebbe ipotizzabile una tale collaborazione. Oltre a Sigismondo, espressamente retribuito per la messa in scena, risultano infatti in servizio il violinista Michelangelo Rossi, il contralto e compositore Stefano Landi, il liutista e compositore Paolo Bisogni, l'arpista e compositore Orazio Michi. Oltre a tali musicisti, poi sono da segnalare vari cantori via via citati dalle fonti, come ad esempio i soprani Angelo Ferrotti e Ottaviano Cambiano. Ma più che redigere il testo dell'elenco delle presenze, vuoi nel tentativo di ricostruire l'ensemble mauriziano, vuoi di ipotizzare la corale o parziale partecipazione di tali professionisti alla rappresentazione del Sant'Eustachio, è da sottolineare che per tutti loro l'essere stati a servizio del cardinale di Savoia costituì un'importante entratura per i futuri sviluppi di carriera, e ciò non può che significare del credito indubbio di cui godeva il porporato in città anche in tema di scelta dei propri musici e cantori. Si noti a tal proposito che Angelo Ferrotti fu assunto nel Collegio dei Cantori Pontifici nel 1629, mentre Landi e Rossi furono assorbiti dall'intensa attività spettacolare barberiniana, nel primo caso con la messa in musica del Sant'Alessio, ancora un lavoro geografico, come il Sant'Eustachio su testo di Rospigliosi, e allestito per la prima volta nel 1629, non come sempre ritenuto nel 1631,
nel secondo caso con la composizione di Erminia sul Giordano nel 1633, o infine il Bisogni che comporrà nel 1628 le musiche per la favola marittima Arione sottesto di Giovan Battista Oddoni a Torino. Concludendo, possiamo ben affermare che il cardinale fu simbolicamente rappresentato con taglio decisamente più originale rispetto a quanto accaduto per i pari livello, quasi disdegnando i toni esibizionistici e clamorosi spesso prediletti dall'elite. Toni comunque a lui ben noti, come abbiamo visto nella precedente relazione, ma riservati a particolari sortite, come ad esempio i citati applausi festivi del 1637 per l'elezione di Ferdinando III imperatore, con tanto di apparati effimeri, esposizione del vasellame di famiglia e giochi pirotecnici, o il sontuoso allestimento delle devozioni delle 40 ore nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, sempre nel 1626, pensato e messo a punto ben prima delle simili pompe barberiniane del 1633. Insomma, Maurizio traccia intorno a sé, né più né meno di quanto accadeva nell'Isola della Felicità, una ben precisa linea di demarcazione a segnalare il suo peculiare tono principesco, perfetta commistione tra manifestazione esteriore del ruolo gerarchico, la carrozza rossa, il vasellame, gli svizzeri, e il tono prezioso e non subito accessibile tipico della sua committenza in campo spettacolare. Se fosse rimasto più lungo nell'urbe, tale modello forse si sarebbe più profondamente irradiato nella committenza romana nei suoi prodotti, non fermandosi solo agli elementi esteriori, quel tipo di dramma sacro, quel tipo di favola marittima o di 40 ore, ma avrebbe insegnato all'elite tutta tale mirabile equilibrio. Ma non è andata così. Il cardinale Maurizio, più principe degli altri principi romani, resta un unicum nel panorama spettacolare dell'urbe. Grazie.